Senti dolore alla schiena e senti magari anche poco lavorare i glutei quando fai gli stacchi romeni. Ecco, in questo video andiamo a vedere come risolvere la situazione e ti do le linee guida per un'esecuzione ottimale. Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale. Per chi di voi non mi conoscesse, sono un fitness coach certificato e specializzato nel coaching a distanza e mi occupo di portare le persone a raggiungere la forma fisica che più desiderano con una strategia precisa e personalizzata. Da tempo ormai mi occupo specialmente del fitness al femminile, tant'è che mi sono appunto specializzato nell'allenamento, alimentazione e integrazione per quanto riguarda le donne. Oggi andiamo a parlare in particolare di allenamento e di un esercizio in particolare, gli stacchi romeni. Gli stacchi romeni sono uno degli esercizi migliori in assoluto per andare a lavorare sui glutei, tant'è che li inserisco spesso nei miei programmi di allenamento e nei miei coaching personalizzati quando voglio andare a strutturare bene il gluteo di una delle mie allieve, delle mie atlete. Gli stacchi romeni sono un esercizio che non può mancare. Stacco romeno classico o le sue varianti, gamba singola, split, eccetera, eccetera, anche in qualche modalità scalata per imparare bene l'esercizio. Cerchiamo di capire un attimino una cosa importante che è alla base di questo movimento. Noi, se vogliamo portare il nostro focus sui glutei, ci dobbiamo concentrare chiaramente sull'impostazione di tutto il corpo. Le gambe dovranno essere leggermente sbloccate e quello che dovremo fare a livello di focus principale non sarà quanto scenderò di spalla per andare in basso con il peso, che siano i manubri, che sia il bilanciere, insomma, ma quanto riesco ad andare indietro con i glutei, perché il mio focus deve essere il massimo allungamento dei glutei in fase di caricamento e poi la massima contrazione dei glutei in fase di spinta in avanti del bacino. Quindi la cosa su cui mi devo concentrare innanzitutto non è andare su e giù con il busto, con le spalle, ma andare dietro con il sedere, avanti, ok? Quindi spingere indietro i glutei, spingere avanti il bacino, dietro i glutei, avanti il bacino, massimo allungamento quando arrivo indietro, massima contrazione quando spingo in avanti. Ecco, questa è la cosa su cui porre il focus quando strutturiamo il nostro Romanian deadlift, quindi stacchi romeni. Quindi assolutamente uno degli errori che vi può portare a sentire mal di schiena, tant'è che ho fatto questo video proprio perché ho avuto un paio di feedback da delle ragazze che alleno a distanza che mi hanno detto: scusami Gabriel, ma quando faccio lo stacco romeno sento lavorare di più qua, sento poco il gluteo o comunque sento molto il gluteo ma mi dà fastidio un po' anche la zona lombare. Ecco, quindi questo video, che è stato fatto già in consulenza privata a queste persone, ovviamente voglio fare questa consulenza anche per tutti voi che mi seguite sul canale. Quindi andiamo a concentrarci su diverse cose. Innanzitutto pensiamo anche solo all'impostazione del busto, quindi abbiamo detto le gambe sbloccate e su cosa ci dobbiamo concentrare: glutei che spingono indietro, glutei che si contraggono quando rispingo avanti il bacino. Magari se ho una mobilità non ottimale, il fatto di scendere troppo con le spalle, se la mia concentrazione, il mio focus è su quello, può andare a inarcare la schiena invece che tenerla bella dritta e rilassata, ok? In posizione neutra. E quindi il lavoro sarà fatto principalmente appunto dalla schiena e lavorerà molto meno il gluteo e meno anche il femorale. Altra cosa importante è anche la posizione del tronco. Voglio dire, ho bisogno che l'addome sia compatto per tenere la schiena dritta, quindi io non devo assolutamente ricercare questo inarcamento eccessivo, ok? Di portare fuori il petto, unire le scapole e inarcare la schiena, come vedete qui. Anzi, quello che io devo ricercare è una compattezza addominale. Quindi invece che buttare fuori lo sterno, il petto, cerco di tenere l'addome, ok, le coste schiacciate una sull'altra in linea col bacino. Quindi io cosa faccio? Da questa posizione abbasso, schiaccio le coste una sull'altra, sento l'addome duro, compatto, piatto sopra la linea del bacino e poi da questa posizione potrò cominciare a eseguire il mio stacco romeno. In questo modo sono sicuro che l'addome compatto va a supportare
come stabilizzatore tutto il movimento e quindi toglie lavoro alla zona lombare, perché io magari posso anche muovermi bene con i glutei, ma inarcandomi l'addome non è compatto, tutto il lavoro degli stabilizzatori svolto dalla componente all'altezza della schiena, all'altezza della zona lombare, e quindi sento fastidio lì, ok? Pur mantenendo magari un'esecuzione corretta. Quindi questa componente addome importantissima. Altra cosa molto importante che va insieme ad essa, sempre per quanto riguarda la compattezza dell'addome, è la respirazione. Non respirate al petto, pensate di respirare non con la bocca, di inspirare non con la bocca ma con il naso. Questo vi aiuterà molto di più a spostare un respiro profondo, un'ispirazione profonda al petto e spostarla verso il basso, verso il diaframma, ok? Una respirazione più di pancia, fra virgolette. Quindi invece di, prima di partire, questo porta molto di più sul petto, però a me non interessa avere il petto buttato fuori, perché di conseguenza molto probabilmente avrò l'addome disattivato. Penso a questo, richiamare aria dentro gonfiando l'addome, ok? Quindi respirazione di naso, diaframmatica. Questo aiuterà a mantenere l'addome compatto. E siamo anche qui con queste due tecniche iniziali, abbiamo già risolto una grossa problematica del movimento. Altra cosa, lo sguardo non serve che sia puntato in avanti, ma sia neutro. Tratto cervicale lo lasciamo neutro, rilassato. Quindi non ci deve essere questa iperestensione quando vado a iniziare il mio movimento, altrimenti quello che rischiamo è proprio ancora di inarcare. Noi dobbiamo essere belli, distesi, rilassati, tratto cervicale neutro. Tutte le considerazioni viste ora, fino ad ora, le mantengo durante l'esecuzione. Questo mi aiuterà a tenere la schiena dritta. Quindi focus sul movimento che devono compiere, deve compiere il bacino con l'allungamento e poi la contrazione dei glutei, non su quanto deve scendere o salire il petto e la spalla. Respirazione diaframmatica non pettorale. Attivazione iniziale, sistemazione iniziale con attivazione dell'addome e non buttando in fuori il petto, unendo le scapole, non ci serve. Andiamo a vedere altre cose. A livello di impostazione, quando noi abbiamo creato la nostra impostazione corretta, una cosa che dobbiamo fare è concentrarci su quello che quello che è il movimento vero e proprio, ovvero io perché sto passando da una posizione all'altra, qual è il muscolo che sta lavorando. Come vedete qui, non devo portare il mio focus su salire di spalla, altrimenti arrivo in posizione corretta magari fino alla fine, per stiramento c'è a livello femorale di glutei, non deve essere mi alzo, altrimenti la parte iniziale del mio movimento sarà una tirata di schiena. Quindi io starò lavorando con la zona lombare, con la schiena, come se stessi facendo delle iperestensioni, ok? Per il tratto lombare. Assolutamente no. Io devo concentrarmi, come dicevo all'inizio del video, su quello che è il focus dell'esercizio. Se ho focus glutei, quindi dalla posizione di massimo prestiramento, io non devo pensare a salire, devo pensare a portare avanti il bacino. Di conseguenza la spalla salirà, il petto salirà, ma sarà una conseguenza del movimento di spinta in avanti del bacino fornito dalla contrazione dei glutei. Attenzione, perché qui la connessione mente-muscolo la fa da padrona. Se io arrivo fino in fondo, ho un buon prestiramento e inizio tirando, ecco che inarco la schiena, ecco che lavoro con la zona lombare. Se arrivo nella stessa posizione, identica, ma inizio spingendo in avanti il bacino con la contrazione dei glutei, ecco che avrete un effetto totalmente opposto, sia in termini di stretto target che andiamo ad allenare con il movimento, sia di conseguenza anche in termini di affaticamento della schiena, della zona lombare in particolare. Quindi questa è una cosa molto molto importante, ok? Probabilmente la più importante di tutte, una volta che abbiamo creato la base con le varie chicche che vi ho detto prima. Ultima cosa importante che può assolutamente aiutare è quello di attivare bene anche i dorsali per aiutarci a mantenere compattezza nel movimento, la schiena bella dritta e una posizione stabile durante tutta l'esecuzione del movimento, perché uno dei rischi che possono accadere, diciamo, è quello quando vado io
verso il basso, di allontanare troppo dal mio baricentro i pesi. Questo avviene con i manubri o con i bilancieri, indipendentemente dallo strumento. Il rischio è quello di andare verso il basso, man mano crescendo il peso si allontana da me e quindi poi per riportarlo verso di me potrebbe intervenire ancora anche qui la schiena. Ecco che diventa importante attivare i dorsali nella fase iniziale del movimento. Non pensate però a questo, a buttare fuori ancora il petto per unire troppo le scapole, no. Pensate a portare quasi, diciamo, la parte del tricipite lungo il fianco, ok? Di questo lavoro qui non è focus scapole unite, ma è una sensazione che a me aiuta, è l'idea, quando lavoro col bilanciere, l'idea di spezzare il bilanciere. Pensate di fare questo e voler spezzare il bilanciere. Chiaramente ciò non avviene, però sto attivando i dorsali, sto abbassando le spalle attivando i dorsali. Quindi attenzione, perché la differenza è sottile, non è questo ma questo, ok? Questo lavoro qui. Idem, se lavoro con i manubri può risultare un po' più semplice, perché invece che tenere una presa prona completamente posso tenere una presa semi prona. Questo mi aiuterà a tenere i manubri vicini al mio baricentro, i dorsali attivi. Il fatto di tenere i dorsali attivi durante tutta l'esecuzione mi aiuterà a tenere anche la schiena bella dritta e a gestire bene il movimento. Quindi ragazze e ragazzi, abbiamo visto bene tutti gli errori da cui possono dipendere dei dolori alla schiena, alla zona lombare durante gli stacchi romeni, come evitarli, come andare a risolvere la situazione e non solo evitare di avere dolori, ma soprattutto lavorare veramente su questi glutei. Altrimenti il rischio è quello di fare una sessione magari anche intensa con un esercizio che teoricamente dovrebbe essere uno dei migliori in assoluto per il nostro gluteo e poi uscire da quella sessione non solo con il gluteo che non ha lavorato in maniera ottimale, non ha lavorato a dovere, ma anche affaticati e infiammati magari a livello di schiena. Questo tema, questi temi in generale sono trattati in maniera molto più approfondita nella guida che uscirà a brevissimo, dedicata 100% al fitness, al femminile, dove vedremo, oltre a tutorial degli esercizi, andremo ad affrontare in diversi capitoli sia la parte di allenamento, sia la parte di alimentazione, sia la parte di integrazione, tutti e tre i fattori legati anche alla componente ormonale, quindi alle varie fasi del ciclo. Tutto veramente specifico per portare veramente il fitness femminile a un livello successivo e superiore, perché insomma se ne sentono di ogni, se ne vedono di ogni, fitness influencer che sparano cavolate per non dire altro, quindi mi sembrava giusto e doveroso entrare in merito nella questione anche del fitness al femminile. Detto questo ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video. Se avete, se volete informazioni riguardanti i miei percorsi di coaching one to one, la mia applicazione Coach Gabri Hybrid Training, i miei programmi di allenamento, il supporto alimentare con la dottoressa in scienze della nutrizione e tutti i vari percorsi, potete mandare una mail all'indirizzo che trovate qui in sovraimpressione e trovate anche diversi link qua sotto in descrizione. Detto questo ragazzi, io sono felicissimo di avervi avuti con me in questo video, ci vediamo nel prossimo. Ciao da Coach Gabri.